Già le 9. Abbiamo mangiato minestra, pesce, patate al lardo, insalata inglese. Abbiamo mangiato bene questa sera. È perché noi abitiamo nei dintorni di Londra. Il nostro nome è Smith. Le patate sono molto buone col lardo. L'olio dell'insalata non era rancido. L'olio del droghiere all'angolo è di qualità assai migliore dell'olio del droghiere di fronte. Ed è persino migliore dell'olio del droghiere ai piedi della salita. Non voglio dire però che l'olio di costoro sia cattivo. Ci mancherebbe. Ad ogni modo, l'olio del droghiere all'angolo resta il migliore. Questa volta Mary ha fatto cuocere le patate proprio a dovere. L'altra volta non le aveva fatte cuocere bene. A me piacciono solo quando sono ben cotte. Il pesce era fresco. Mi sono persino leccata i baffi. Ne ho preso due volte, anzi tre. E mi farà andare di corpo. Anche tu ne hai preso tre volte. L'ultima volta però ne hai preso meno delle due volte precedenti. Questa sera ho mangiato meglio di te. Come mai? Di solito tu mangi più di me. Non è certo l'appetito che ti manca. Oh no. Tutto sommato però la minestra era forse un po' troppo salata. Aveva più sale in zucca di te. Aveva pure troppi polli e troppa poca zucca e cipolla. Mi dispiace non aver detto a Mary di aggiungere un po' di anice stellato. La prossima volta saprò come regolarlo. Il nostro bambino avrebbe voluto bere della birra. Un giorno o l'altro non lo terrà più nessuno. Ti rassomiglia. Hai visto a tavola come fissava la bottiglia. Ma io gli ho riempito il bicchiere con l'acqua della caraffa. Aveva sete e era bevuta. Elena invece assomiglia a me, brava donna di casa, economa, suona il piano. Non chiede mai di dire di bere birra inglese. È come la piccola, che beve solo latte, non mangia che pappa. Da ciò si può capire che ha appena 2 anni. Si chiama Peggy. Il pasticcio di cotogne e fagioli era formidabile. Alla frutta avremmo forse potuto concederci un bicchierino di borgogna australiano, ma non ho voluto portare il vino in tavola per non dare cattivo esempio di golosità. Bisogna insegnare loro ad essere... Guarda un po'. C'è scritto che Bobby Watson è morto. Dio mio, poveretto, quando è morto? Perché ti stupisci? Lo sai benissimo. È morto 2 anni fa. Ricordi, siamo andati ai suoi funerali 1 anno e mezzo fa. Certo che me ne ricordo. Me ne sono ricordata subito. Ma non capisco perché tu ti sia stupito vedendolo sul giornale. Ma sul giornale non c'è. Sono già 3 anni che si è parlato del suo decesso. Me ne sono ricordato per associazione di idee. Peccato. Era così ben conservato. Era il più bel cadavere di Gran Bretagna. Non dimostrava affatto la sua età. Povero Bobby. Erano 4 anni che era morto ed era ancora caldo. Un vero cadavere vivente. E com'era allegro. Povero Bobby. Vuoi dire povero Bobby? No, penso a sua moglie. Lei si chiamava come lui, Bobby Watson. Siccome avevano lo stesso nome, non si riusciva a distinguere l'uno dall'altra quando li si vedeva assieme. È stato solo dopo che lui è morto che è stato possibile sapere con precisione chi fosse l'uno e chi fosse l'altra. Tuttavia c'è ancora gente che la scambia per il morto e le fa le condoglianze. Tu la conosci? Non l'ho vista. Io non l'ho mai vista. È bella? I suoi tratti sono regolari, ma non si può dire che sia bella, troppo alta, troppo massiccia. I suoi tratti non sono regolari, eppure la si potrebbe dire bella. È un po' troppo piccola e magra. È insegnante di canto.
pensano di sposarsi quei due? Oh, la primavera prossima, al più tardi. Bisognerà andare al matrimonio. E bisognerà anche pensare a un regalo. Mi domando quale. Perché non gli regaliamo uno di quei 7 piatti d'argento che ci hanno dato al nostro matrimonio e che non ci sono serviti a nulla? È triste per lei essere rimasta vedova così giovane. Per fortuna non hanno figli. Non ci sarebbe mancato che questo, figli, povera donna, cosa ne avrebbe fatto? Ah, è così giovane, può benissimo risposarsi. Il lutto le sta così bene. E poi chi si prenderà quello dei figli? Lo sai che hanno un bambino e una bambina? Come si chiamano? Bobby e Bobby, come i loro genitori. Il vecchio Bobby Watson, lo zio di Bobby Watson, è ricco e vuol molto bene al bambino. Potrebbe incaricarsi lui dell'educazione di Bobby. Sarebbe logico. E la zia di Bobby Watson, la vecchia Bobby Watson, per parte sua potrebbe benissimo incaricarsi dell'educazione di Bobby Watson, la figlia di Bobby Watson. Così la mamma di Bobby Watson, Bobby, potrebbe risposarsi. Ha qualcuno in vista? Sì, un cugino di Bobby. Chi, Bobby Watson? Di quale Bobby Watson parli? Di Bobby Watson, il figlio del vecchio Bobby Watson, l'altro zio di Bobby Watson, il morto. No, no, non è lui, è un altro. È il figlio della vecchia Bobby Watson, la zia di Bobby Watson, il morto. Bobby Watson, il commesso viaggiatore. Tutti i Bobby Watson sono commessi viaggiatori. Che mestieraccio, eppure si guadagna bene. Sì, quando non c'è la concorrenza. E quando non c'è la concorrenza? Il martedì, il giovedì e il martedì. Ah, 3 giorni la settimana. E che fa Bobby Watson durante quel tempo? Si riposa, dorme. Ma scusa, perché non lavora in quei 3 giorni se non c'è la concorrenza? Non posso sapere tutto. Fai delle domande stupide. Lo dici per umiliarmi. Ah, lo sai che non è vero. Gli uomini sono tutti uguali. Ve ne state lì tutto il giorno, sigarette in bocca. Oppure vi incipriate o vi dipingete le labbra 50 volte al giorno quando non bevete a più non posso. Ah, ma cosa faresti se vedessi uomini fare come le donne? Fumare tutto il giorno, incipriarsi, impiattricciarsi di rosso le labbra, bere whisky? Quanto a me me ne infischio, ma se lo dici per farmi rabbia allora non mi piace questo genere di scherzi, lo sai. Mia gabbianella ai ferri, perché vomiti fuoco? Lo sai che parlo per ridere. Vieni, spegniamo la luce e andiamo a nanna. Ok, preparatevi.